Salve gente, qui parla Utakumen. Parte 14. Come va, Ken? Scusa. Ho riflettuto su quello che avete detto tu e Hancock e ho preso una decisione. Non posso arrendermi, ma non sono bravo a combattere. Posso continuare a lavorare al costume di Shroud per migliorarlo. Che stiamo aspettando? Non posso fare molto senza il costume. Ah. Mi troverai qui dopo che l'avrai recuperato. Sì, dovrei tornare a... a coso lì, a... a Sanctuary per questo. Magari più tardi. Magari non visto. Ehi là. Cosa? No, non può essere. Sei tu? Di Sanctuary Hills? Giusto? Oh cazzo! È il tizio che ha bussato alla porta della primissima parte! Prima dell'incidente nucleare! Porca merda! Si è conservato fino ad ora! Conservato, più o meno! Un momento. Sei della Voltec? Io sono la Voltec. 20 anni di fedeltà all'azienda. E adesso guardami. Non ero sulla lista. Ma invece tu... 200 anni e sei la perfezione. Come? Com'è possibile? Vedi cosa succede a lavorare per un'azienda corrotta come la Voltec? O pazza come la Voltec? Criostasi, beh, diciamo la verità. Nel Volt c'erano quelle capsule per l'ibernazione. È da poco che ho lasciato la mia. Cosa? La Voltec non me l'aveva detto? Ah, l'aveva tenuto all'oscuro. Incredibile. Beh, io ho conosciuto il futuro a mie spese, vivendo nello schifo, nella decadenza e nel sangue. Guardami, sono un ghoul, uno scherzo della natura. Mi dispiace davvero. Non sapevo che sarebbe andata così. Sei la prima persona che incontro da prima che io... 200 anni, cavoli. Dio mio, mi sono sentito così solo. Nessun insediamento del Commonwealth vuole un ghoul con 200 anni di esperienza di vendita alla Voltec. Oh, lo posso mandare a Sanctuary? Potresti tornare a Sanctuary. Verrò a trovarti, promesso. Davvero? Yes! Tu lo farai? Ma certo. Ok, ci andrò. Ricorda che hai promesso di venire a trovarmi, eh? Allora, ci vediamo. A dopo. Com'è che ti chiami? Lui è solo rappresentante Voltec. Magari l'ha cambiato ufficialmente e legalmente dopo l'incidente nucleare. Insomma, non sarà esattamente facile qui, eh. Andrò avanti un po' con le missioni prima di andare in questo mare splendente. Non voglio rischiare la morte. Ah, il vecchio Fort Independence. Un altro simbolo di... È triste vedere Fort un altro simbolo di... in questo stato. Mirelurk, disgustoso. Già, sono tutti morti per fortuna. Occhi aperti. Sì, prenda questo. Ah, grazie. Ok, me l'hai dato. Come vanno le cose tra noi? So che gli ultimi 200 anni sono stati soltanto un momento per lei, signore. Ma mi piace pensare che, nonostante tutto, abbiamo mantenuto un buon rapporto. Spero che anche lei la pensi così. Non c'è altro. D'accordo. Ah sì, prima... mentre costruivo cose qui a Fort Independence, mi si è propinquata sta qua. Non so che cosa voglia. E si è attivata una missione. Scusa. Possiamo parlare? Eccomi. Che cosa vuoi? Sono Ronnie Shao, dei Minutemen. Shao? Del Commonwealth. O almeno lo ero. Prima che Joe Becker venisse ucciso e sostituito da quegli idioti. Chi era Joe Becker? Chi è Joe Becker? Beata ignoranza. Il generale Becker era il capo dei Minutemen.
L'ultimo vero leader che abbiamo... Ah, quello che è morto, dopo eccetera, dopo la sua sì. morte non era rimasto nessuno con le palle e l'intelligenza necessarie a tenere unito il gruppo. Cosa vuoi da me? Ho saputo che vuoi rimettere in piedi i Minutemen. Così ho pensato di venire attualmente a conoscere il nuovo generale. Allora, perché lo fai? Cosa ti fa pensare che qualcuno voglia che i Minutemen rinascano? Beh, siamo i buoni. Grande sgombero. I Minutemen sono di nuovo i buoni. La gente inizia a rendersene conto. Ne ho sentito parlare bene, altrimenti non sarei qui. Ora che sono qui, mi rendo conto che hai davvero bisogno del mio aiuto. Perché? Ti stai offrendo di tornare con i Minutemen? Credo di sì. Andiamo con ordine. Sono probabilmente l'unica a ricordare che l'armeria del castello si trovava nel bastione occidentale. Tutti i nostri equipaggiamenti migliori erano custoditi lì. Lavoro davvero notevoli al vecchio castello, signore. Progetti. Uno alla volta! Vieni a vedere. Sì, un secondo soltanto che c'è. Cos'è sto grande sgombero? Guarda con i cuori di spiaggia di Nordhagen. Nordhagen, che cavolo è Nordhagen? Sono passato? No. Perché si è attivata adesso sta missione, allora? Non ha senso, ma andiamo avanti con ordine. 4 ore su 24 in tutto il Commonwealth. Ah, ecco, mi domandavo proprio perché non riuscivo ad aprirlo questo posto. La porta è rimasta chiusa. Il bastione ha retto. Ora non ci resta che trovare un modo per entrare. Non cacciatevi nei guai, gente. Aprire la porta? Hai un'idea? Spero tu abbia un'idea. Certo che ce l'ho. Se non puoi passare attraverso, gira intorno. Diamo un'occhiata al bastione settentrionale. Bastione settentrionale. Ah, forse ho capito. Come pensavo. Non l'ho mostrato perché stavo un po' ricostruendo il tutto, ma qui c'era una montagna di detriti. Entrando nella modalità officina si poteva togliere la montagna che c'era davanti a questa porta. Tu chi sei? Questo era l'alloggio del generale. Un tempo c'era una galleria. Sarà la mia stanza in futuro, qui, quindi. Fino all'armeria. E c'è ancora. Ma guarda, lo hai già liberato. Ottimo lavoro. Scendiamo. Sono un di tipo sotto produttivo. E vediamo se c'è ancora una via d'accesso. E va bene. Buongiorno, Commonwealth. Questa è Radio Freedom, la voce dei Minutemen. Niente da segnalare. Cercate di restare. Avanti! Sto diventando vecchio. È buio qua sotto. Occhio a dove metti i piedi. Sì, ferma. Non vorrei che. È un peccato che non riceva esperienza però per la disattivazione delle mine. Oh. No. Non me la si fa. Sono cascato sulle mine troppe volte. Oh. Ah, ti diverti? Siamo per te. Cazzo, non ho munizioni. Che cazzo di fine hanno fatto le mie munizioni? Oh, vabbè, o la Paola spacca. Critico! Non so se il critico mi ha lenito la ferita, però cavoli, ho subito meno danni di quanto pensassi. Ehi. Lei è ancora viva? Sento rumori di passi, quindi direi di sì. Che fine hanno fatto le munizioni? Dai che ci dite? No, perché ho fatto un po' di giri prima, qualcosa? Quindi non mi ricordo niente. Ah, ecco, infatti, meno male. Me la sono vista grigia per un secondo. Qua niente. Oh cazzo. Levatevi!
Oh cacchio, non gli infligge assolutamente nulla. Nucleo di fusione. Dovevo tenermi il coso di prima, il colpo critico. Levati dalle scatole! Porca anche troia. No, qua mi sa che non sopravvivo. Non si sa mai. Sono intrappolato, aiuto! No, 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 no! Levati dalle palle! La vedo durissima! Aiuto! Aiuto, aiuto, aiuto! Forse è il momento buono? Lo crivello di colpi con tutto quello che ho. No, sono io! Peccato che il sergente sia impazzito. Era guardia del castello da... Che culo e che stullo, porca vacca! Non è questa. Cos'è, un'arma? Per il Commonwealth. Cavolo, fastidio. È passato tanto tempo. Prova, bevi birra e sai cosa bevi. Sì, era quella. Ci ho azzeccato. Come la canzone che cantava, ecco, all'inizio. Spiegate tutte le mine terrestri. Questo è, o meglio era, il generale McGann. Ricopriva il tuo ruolo quando entrai nei Minutemen. Deve essere rimasto intrappolato qui sotto quando quel mostro marino ha attaccato il castello. La regina dei Maerlord. È riuscito a proteggere l'armeria. Devo dargliene atto. Ora questa uniforme è tua, se la vuoi. Tanto a lui non serve più. Riposa in pace, generale. La tua guerra è finita. Sta bellezza. E i Minutemen continuano a esistere. È inutile fare i sentimentali. Uno alla volta. Cosa è successo più di 40 anni fa. Forza, ci siamo quasi. Ok, un attimo però. Voglio vedere quanto è potente. 45. No, 45 è sempre poco però. Quello che adesso di difesa standard è, cos'è, 63 o qualcosa del genere. Sì, il completo da Silver Shroud era leggermente meno potente, era 45-45. Questo non mi impedisce però di prenderlo. È diventato un manichino nel frattempo. Di sicuro non si è annoiato qua con tutto questo vino! Eccoci qui, finalmente. Già! Avevo detto che saremmo entrati. E ora vediamo cosa c'è di bello. Ho sacrificato molti steampack per questa operazione. Che abbiamo... Tanto ben di Dio. È ancora intatta. Ottimo. Qui c'è tutto quello che ci serve. Un rotolo di carta. La ciliegina sulla torta. Progetti per l'artiglieria. Cosa fanno? Artiglieria. Grossi calibri? Fare a pezzi i nemici a distanza di miglia? Non ti dice niente? Ok, muoviamoci. Ricordati di prendere anche qualche bomba fumogena. Qualche? Ma perché dobbiamo andare da qualche parte ora? Non è finita la missione così com'è. Io prendo tutto quanto, No, tu, qualunque cosa tu stia facendo, fermati e vai all'artiglieria. Sì, ne ho messi 5, ma alla fine non è servito un fischio di niente. Bene, fatto. Scusa. È magnifico rivedere l'artiglieria qui. Ti spiego il segreto sui grossi calibri. Non sono in grado di sparare a distanza ravvicinata,
ma hanno un raggio d'azione incredibile. Le bombe fumogene servono a questo. Lanciane una contro i nemici. Se l'artiglieria si trova a distanza di tiro, daremo conferma via radio e concentreremo il fuoco nel punto col fumo. Prima però è meglio fare una prova. Fai in modo di farci colpire quello a cui stiamo mirando. Vedi quel piccolo edificio laggiù? Sarà il nostro mille? Bersaglio. Tieni accesa Radio Freedom, così possiamo confermare quando siamo pronti. Ok. Radio accesa, Radio Freedom, no? Lancia una di quelle bombe fumogene nell'aria del bersaglio per dare inizio all'esercitazione. E le bombe fumogene? Fammi vedere, dunque. Fumogena d'artiglieria, eccola qua. Questa è Radio Freedom. Quindi basta lanciare. Codsworth, vieni un po' qui. Qui tutto tace. Rimanete sintonizzati per nuovi avvisi dei Minutemen. Ce la faranno? Ok. Abbiamo visto il fumo sul bersaglio. Stai indietro. Non si sa mai. Forse è meglio. Orbene? Io mi aspetterei dei botti qui, Ma cos'è? Lo sta girando? Ci vuol così tanto, grande Sheovan? Tu non colpisca la torre radio. Sì, avete dimostrato la... Non ci sia qualcuno di più adatto a tutto questo? Probabilmente sì, ma al momento c'è carenza di volontari. Bene, ora hai il supporto dell'artiglieria. Fanne buon uso, generale. Generale Silver Shroud per te. O generale Otakun per gli amici. Alla fine poi ci ho ripensato. Mi sono messo la divisa da generale Minuteman. Avrò il 30% in meno di difesa normale, ma il 30% in più di difesa d'armi di energia. Cosa c'è? Ma non ti è ancora passato il malumore, brutta rompicazzo? Cacchi, dall'inizio del gioco. Sì? Basta. Sì, cosa? Non ho detto niente. Ah, qua abbiamo il rappresentante della Voltec. Mi sento bene da quando abbiamo parlato. Guardaci, noi due qui a Sanctuary. Pronti per il futuro. Pronti? Ok. Mi fa piacere che te la passi bene. Adesso che sei di nuovo qui a Sanctuary, avrei un lavoro da proporti. Un lavoro? Che lavoro? Per me? Io lo so, e sono io che sto parlando. Sul serio? Sì, la tua esperienza come venditore potrebbe tornare utile. Rappresentante Volt. Fammi pensare. Non accuso nessuno di essere un sintetico, ma non trovo neanche. Fattoria Bernati, so che è a media distanza. Dici? Beh, magnifico. Non ti deluderò. Sì, ma in cosa consiste esattamente? Devo ammetterlo, generale. Con te c'è stata una svolta per i Minutemen. Non credevo che un giorno i Minutemen avrebbero avuto di nuovo il supporto dell'artiglieria. Contento? Dovremmo averla in tutti i nostri insediamenti per ampliare la nostra copertura. Guarda chi è tornata. Ronnie Shaw. È straordinaria, non trovi? Lei sì che sa comandare. Mi sembra riduttivo, stando almeno a quanto ho sentito. Ho sentito delle storie sul suo conto dagli anziani, ma
Non sapevo che fosse ancora viva. Il fatto che sia tornata con i Minutemen significa che stiamo andando nella direzione giusta. Nient'altro? Tutto qua? Devo chiederti una cosa. Hai bisogno? Niente. No, niente. Ok. Come non detto. Sembro quel cavolo di George Washington con questa... Devo ammetterlo, con questo completo qua. Non è affatto orribile. Rimane una tovaglia. Potrebbe essere peggio. Potremmo sostituirla con un messaggio registrato che dice... tutto il tempo.